Sopralluogo della settima commissione consiliare trasparenza in via Ferdinando I, luogo individuato per l'ubicazione del mercatino settimanale del sabato. In previsione del consiglio comunale convocato per lo spostamento del mercatino, i consiglieri comunali hanno voluto visitare il luogo che dovrà ospitarlo in modo da formulare un atto di indirizzo più consapevole. Da anni infatti gli ambulanti del mercatino chiedono all'amministrazione comunale, oltre maggiori controlli contro l'abusivismo, di individuare una zona alternativa a Pian del Lago, più vicina al centro abitato, facilmente raggiungibile dagli avventori. Una prova tecnica della nuova ubicazione si è svolta lo scorso 1 ottobre in coincidenza della Fiera di San Michele, una location che è stata apprezzata sia dagli ambulanti sia dai nisseni, così come emerso nell'inchiesta che abbiamo realizzato in quell'occasione. Espresso il parere del Consiglio Comunale, la Giunta dunque dovrebbe deliberare lo spostamento del mercatino. In realtà devo dire non c'è una proposta fatta dall'amministrazione che verrà esitata oggi pomeriggio, ma immagino che così sarà, ci sarà soltanto un atto di indirizzo che può essere, così come si sa, abbastanza importante per indicare all'amministrazione il volere non solo del Consiglio Comunale ma chiaramente della città e meglio ancora degli operatori che hanno evidenziato in questi anni più volte la volontà di spostare il mercato da Pian del Lago appunto a questa zona. E ricordo che negli ultimi 2 anni, proprio in vista in concomitanza della festa di San Michele, il mercatino è stato spostato proprio qui in questa via e gli operatori l'hanno visto di buon grado. Proprio per questo la Commissione Settima, immagino tutto il Consiglio Comunale, esiterà oggi pomeriggio un atto di indirizzo dove, se è possibile, vedremo anche se tecnicamente tutto è possibile, si sposterà il mercato proprio qui in questa via. Controlleremo che viabilità e tutto quanto sia appunto nella possibilità di effettuarlo proprio in questa zona. La criticità è proprio sulla viabilità, perché è vero che la zona si presta e gli operatori ne sono contenti, però è anche vero che la viabilità, soprattutto dei residenti, potrebbe essere appunto qualcosa di difficoltoso. E sta tutto poi nell'organizzazione. Io in questi 2 anni sono venuto qui al mercatino proprio a visionare i luoghi quando c'era gli stand erano sistemati, erano montati, e devo dire che se tutto va fatto con ordine, quindi la presenza della Polizia Municipale è costante e chiaramente anche tra virgolette repressiva per le persone, per gli operatori che montano magari non in uno spazio autorizzato o che si mettono in posizioni che magari non sono appunto consone, e il tutto si può svolgere ordinatamente, altrimenti è chiaro che si crea qualche fastidio, perché è chiaro che la zona è più stretta di Pian del Lago, quello è uno spazio tra l'altro che di fatto diventa chiuso alla circolazione. Qui bisogna organizzare un po' il tutto.